Allora, stasera facciamo un percorso sempre senza fermarci, quindi sempre veloce, però abbiamo un tema che è quello degli edifici realizzati da De Carlo ad Urbino e vedrete che sono tanti. Siccome non possiamo fermarci di fronte a ogni edificio, io ho preparato un po' di mappe che descrivono il percorso e gli edifici di De Carlo sono segnati, restaurati o costruiti da De Carlo, sono segnati con una stelletta e a fianco sono elencati. Farò anche questo, quando ci passiamo davanti lascerò a terra o su uno scalino dove è più facile, lascerò un foglio verde dove è identificato, se non vola, il nome dell'edificio, l'epoca di costruzione e diciamo anche un mio commento, nel senso, per esempio il primo in cui passeremo sono le case di dipendenti dell'università che De Carlo ritiene essere stato un primo prototipo di altre soluzioni che utilizzerà in altri edifici di Urbino, oppure insomma, piccoli commenti di questo genere. Chiaramente nessuno di noi ha la pretesa oggi di descrivere l'opera di De Carlo Urbino. Io quello che vorrei che capiste durante questa passeggiata e mi piacerebbe che rimanesse come messaggio è che per quanto De Carlo possa essere discutibile, per quanto alcuni urbinati abbiano un'opinione dell'opera di De Carlo magari così datata o non completa, forse abbiamo avuto la fortuna di avere un architetto che ha realizzato opere che oggi vengono a visitare anche turisti stranieri, che ha operato con una cura e un rispetto del paesaggio con un accordo con l'amministrazione, che oggi ci ha regalato tutto sommato una periferia della città di Urbino ancora abbastanza integra, cioè un consumo di suolo che oggi è un tema che viene riproposto, ma che lui è riuscito a percepire già quella volta molto ridotto, quindi con degli edifici che sicuramente possono essere da qualcuno visti come degli edifici un po' imponenti, ma che hanno fatto sì che ci potessero vivere 90 famiglie, lasciando il paesaggio circostante praticamente integro. E per quanto riguarda anche gli edifici dentro il centro storico, oggi noi abbiamo delle facoltà universitarie che hanno la possibilità di stare dentro edifici del centro storico che sono stati in alcuni casi molto ristrutturati, ma che almeno esternamente hanno mantenuto il loro involucro. Questa è una sensibilità che oggi noi riteniamo essere qualcosa di scontato, ma all'epoca di questi interventi non era così. Per cui tutto sommato la presenza di questo architetto che apparteneva a un momento storico in cui invece si facevano pesanti abbattimenti, in cui si operava con un approccio anche molto diverso, è stata una fortuna. E probabilmente è stata una fortuna anche il fatto che l'architetto fosse quasi sempre lo stesso, perché c'è anche una continuità di linguaggio, per esempio nei collegi universitari, che fa sì che ci sia una coerenza negli interventi, che anche questa è un valore aggiunto. Ci fermeremo poi negli edifici, diciamo, che forse sono più discussi dei suoi interventi, quindi fuori dalle porte, e faremo poi un altro ragionamento insieme. E quindi ci saranno questi fogliolini e per il resto camminiamo. Ok, allora direi che ci organizziamo. Siamo Carmen, io, Raffaella e Lollo, che è qua, e diciamo a guidare. Poi come al solito ci sono i nostri validissimi supporter, quindi Giovanni che è il tuttofare, e il nostro reporter e documentarista che ci assiste dovunque ci fermiamo e dovunque ci sia qualcosa da documentare. Qua c'è qualche copia del percorso, se qualcuno lo vuol prendere.